creatore e datore di vita. Parla? Si occupa di noi? Possiamo conoscerlo? Sì. Egli ha parlato, si occupa di noi e il suo messaggio rivolto a tutti ci dice come possiamo conoscerlo. 3500 anni fa Dio cominciò a dire agli uomini di scrivere le sue parole. Durante i successivi 1500 anni Dio continuò a parlare e 40 uomini diversi hanno narrato i suoi messaggi. I primi scritti furono chiamati la legge e i profeti. Questi e il rimanente delle parole di Dio furono scritti su rotoli e sono noti come le scritture. Oggi questi stessi scritti sono sotto forma di libro e vengono chiamati Bibbia. Queste sacre parole ci parlano di Dio e del suo amore per l'umanità. Questa è la storia eterna di Dio. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe, era vuota, immersa nel buio e ricoperta dall'acqua. E lo Spirito del Signore aleggiava sull'acqua, e Dio disse, sia la luce. E la luce fu. Dio vide che la luce era buona, egli divise la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse, vi sia una distesa di aria per dividere le acque di sopra dalle acque di sotto. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra. E la raccolta delle acque, mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse, produca la terra erba, verdura e alberi da frutto secondo la loro specie. Così fu. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, terzo giorno. Poi Dio disse, vi siano delle luci nella distesa del cielo e siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Dio fece le due grandi luci, il sole per presiedere il giorno e la luna per presiedere la notte. Fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse, producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra. Dio creò le grandi balene e tutto ciò che si muove nell'acqua e ogni volatile secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Li benedisse dicendo, crescete e moltiplicate. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse, produca la terra animali viventi. Così egli fece gli animali terrestri, il bestiame e ogni cosa che striscia sulla terra secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e conforme alla nostra somiglianza. Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Così Dio creò l'uomo a sua immagine e li creò maschio e femmina. Dio chiamò il primo uomo Adamo. Poi Adamo chiamò la donna Eva. E Dio disse, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. I cieli e la terra erano terminati. Così il settimo giorno Dio finì il suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò. Dio il Signore piantò anche un giardino in Eden e fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi. Nel mezzo del giardino erano due alberi, l'albero della vita
è l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore mise l'uomo nel giardino dell'Eden perché se ne prendesse cura. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia liberamente da ogni albero del giardino, meno che dall'albero della conoscenza del bene e del male. Non dovrai mai mangiare da quell'albero. Il giorno che lo farai, certamente morrai. Dio mostrò il suo amore per Adamo ed Eva, donando loro quello di cui avevano bisogno per godere la vita al meglio. Diede loro anche la capacità di scegliere. Egli diede ai nostri progenitori l'opportunità di usare saggiamente questa capacità. Dio voleva che Adamo ed Eva mostrassero rispetto per lui, ubbidendo a quell'unico ordine di non mangiare i frutti di quel solo albero. Tutto il resto era a loro disposizione per vivere in pace ed essere felici nel loro bel giardino. Adamo ed Eva dovevano solamente fidarsi della sapienza di Dio e rispettare la sua autorità. Avrebbero dovuto essere riconoscenti per la vita e felici della loro libertà. Ma quando si fanno scelte sbagliate, la libertà non dà la felicità. Molto tempo prima della creazione degli umani, Dio aveva dato agli angeli da lui creati la libertà di scegliere. Si aspettava onore da questi abitanti della sfera spirituale, proprio come se lo aspettava dall'uomo. La maggior parte degli angeli scelse di seguire Dio. Ancora oggi questi angeli adorano il Signore e gli ubbidiscono aiutando le persone in molte maniere. Ma gli altri angeli fecero una scelta sbagliata. Disprezzarono l'amore di Dio e seguirono Lucifero, il più bello degli angeli e il loro capo. Per la sua arroganza e il suo orgoglio, Lucifero perse la posizione di onore che aveva vicino al trono di Dio. Lucifero precipitò dal cielo per la sua ribellione, perché aveva sfidato Dio dicendo in cuor suo: «Io eleverò il mio trono sopra le stelle di Dio, io sarò come l'Iddio Altissimo». Lucifero, chiamato nella Bibbia diavolo o Satana, desidera l'adorazione che appartiene solo a Dio. Inganna le persone per ottenere quell'adorazione, travestendosi perfino da angelo di luce. Le sue bugie e la sua falsa religione sono causa di sofferenza e distruzione. Così Dio decretò la rovina di Lucifero dicendo: «Tu sprofonderai nell'inferno, nell'abisso». Nel bellissimo giardino abitato da Adamo ed Eva, Satana apparve ad Eva sotto le spoglie di un serpente. Ora, questo serpente era il più astuto fra tutti gli animali che il Signore Dio aveva creati. Il serpente disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino». La donna rispose: «Possiamo mangiare i frutti di tutti gli alberi del giardino, meno che dell'albero nel centro del giardino. Di quello Dio ha detto: voi non mangerete da quell'albero, se lo farete morrete». Poi il serpente disse alla donna: «Non morrete! Dio sa che nel giorno che mangerete quel frutto, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La Bibbia dice che Satana è il padre della menzogna e cercò di ingannare la donna mentendo su Dio. La donna vide che l'albero aveva dei frutti buoni, che era bello da vedere e che poteva renderla saggia. Prese del frutto, lo mangiò e lo diede a suo marito, che era con lei. Anche lui ne mangiò. Immediatamente i loro occhi furono aperti e il loro spirito morì. Videro che erano nudi, così cucirono insieme delle foglie di fico per coprirsi. Poi, quando udirono la voce del Signore che camminava nel giardino nel fresco della sera, Adamo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, rifugiandosi fra gli alberi del giardino. Si erano affidati ai loro ragionamenti, invece che alle parole di Dio. Così morirono spiritualmente e persero la loro comunione con il Signore. Poi il Signore Dio chiamò Adamo dicendo: «Dove sei?» Adamo rispose: «Ho sentito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo. Così mi sono nascosto». Dio chiese: «Chi ti ha detto che eri nudo? Hai mangiato del frutto dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare?» Adamo rispose: «La donna che mi hai dato, lei mi ha dato il frutto e io l'ho mangiato».
Dio disse alla donna: «Cosa hai fatto?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato il frutto». Poi Dio disse al serpente: «Perché hai fatto questo? Sarai maledetto fra tutti gli animali. Striscerai sul tuo ventre e mangerai la polvere tutti i giorni della tua vita. Io metterò odio fra te e la donna, e la sua discendenza ti schiaccerà la testa». In questa maledizione contro Satana, per la prima volta nella parola di Dio viene detto che un giorno egli avrebbe mandato un salvatore, nato di donna, per sconfiggere il diavolo. Alla donna disse: «Aumenterò grandemente il tuo dolore, partorirai con dolore, e tuo marito dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Perché hai ascoltato tua moglie e hai mangiato il frutto proibito, il suolo sarà maledetto. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Il suolo produrrà spine e rovi, e mangerai il pane col sudore della tua fronte fino a quando tornerai alla terra. Ti ho formato dalla polvere, e polvere ritornerai». Le foglie di fico con le quali Adamo ed Eva si erano cuciti dei vestiti non coprivano la loro nudità. Così Dio fece loro dei vestiti con la pelle di un animale. Dio dovette uccidere un animale per coprirli. Per mezzo di Adamo, il peccato e la morte erano entrati nel mondo. Coprire la disubbidienza degli uomini con la morte di un innocente era il piano di Dio prima ancora che egli creasse il mondo. Egli sapeva che l'umanità avrebbe stoltamente rifiutato la sua guida e avrebbe cercato di essere il Dio della propria vita, fallendo. Dio chiama questo rifiuto peccato. Tuttavia, nell'amore che Dio ha per ciascuno, decise di mandare un Salvatore che sarebbe morto per offrire il perdono per i peccati di tutta l'umanità. Poi Dio cacciò Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden e mise dei cherubini a est del giardino, i quali vibravano una spada fiammeggiante in ogni direzione per custodire la via dell'albero della vita. Dal momento che Adamo peccò, tutte le persone furono destinate a morire. Tuttavia, nella storia di Dio, c'è ancora speranza. Quando Eva, moglie di Adamo, concepì, partorì un maschio e disse: «Ho ricevuto un uomo dal Signore», e lo chiamò Caino. Poi partorì un altro figlio, un maschio, che chiamò Abele, il quale diventò pastore, mentre Caino era un contadino. Al tempo stabilito da Dio, Caino offrì al Signore dei frutti della terra, ma Abele portò un agnello. Il Signore guardò con favore l'offerta di Abele, ma non Caino e la sua offerta. Caino fu irritato. Così il Signore gli chiese: «Caino, perché sei frustrato e irritato?» Dio ricordò a Caino che egli richiedeva un animale come sacrificio. Proprio come le foglie di fico non avevano coperto il peccato di Adamo ed Eva, neanche un sacrificio di frutti della terra poteva farlo. Dio disse che il rifiuto di offrire in sacrificio un animale dimostrava la ribellione di Caino, perché egli non lo adorava come prescritto. La Bibbia dice che il sacrificio di Abele dimostrava fede nelle parole di Dio, quello di Caino no. Attraverso la scrittura Dio rivela che senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Caino rifiutò di ubbidire a Dio e di portare in sacrificio un animale. Diede addirittura la colpa del suo problema ad Abele. E quando furono nei campi, Caino attaccò Abele e lo uccise. Poi il Signore chiese a Caino: «Dov'è tuo fratello?» Caino rispose: «Non lo so, sono io il guardiano di mio fratello?» Dio disse: «Cosa hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Tu sarai maledetto sulla terra che è stata bagnata dal sangue di tuo fratello, sparso dalla tua mano». Caino si allontanò dalla presenza del Signore. La sua ribellione contro Dio fu la causa del primo omicidio e della prima famiglia rovinata.
Ma Dio benedisse Adamo ed Eva, e loro ebbero molti altri figli e figlie. Col passare degli anni, i discendenti di Adamo ed Eva riempirono la terra. Ma quando Dio vide che la cattiveria degli uomini ricopriva la terra e che tutti i pensieri del loro cuore erano malvagi, ne fu rattristato. E il Signore disse: distruggerò dalla terra l'umanità che ho creato. Dio però guardò con favore Noè. Noè, un uomo giusto, integro per i suoi tempi, camminava con Dio. Così Dio disse a Noè: la fine dell'umanità si avvicina. Poiché la gente ha riempito la terra di violenza, io distruggerò loro e la terra con loro. Costruisciti un'arca di legno, falla a stanze, ricoprila di pece dentro e fuori. Sarà lunga 165 metri, larga 27 e alta 16. Fa solo una porta. Tu, tua moglie, i tuoi tre figli e le loro mogli entrerete nell'arca. Fa entrare nell'arca un maschio e una femmina di ogni animale, per conservarli in vita con te. Ne prenderai due di ogni specie, ma di ogni animale che ho dichiarato santo, ne prenderai sette. Mentre costruiva l'arca, Noè diceva alla gente malvagia: coloro che rifiutano di onorare Dio saranno distrutti! La gente prendeva in giro Noè e se la rideva degli avvertimenti di Dio. Ma Noè e la sua famiglia credevano in Dio. Così nel tempo stabilito entrarono nell'arca e il Signore chiuse la porta. Dio fece piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Anche le fonti sotterranee scoppiarono e l'acqua cresceva sulla terra. L'acqua continuava a salire e sollevò l'arca che galleggiò. Continuò a salire coprendo ogni cosa, anche le colline e le montagne. Tutte le creature viventi morirono, uccelli, bestiame, rettili e tutte le persone. Tutto fu distrutto, tutti annegarono. Le acque ricoprirono la terra per 150 giorni. Ma Dio si prese cura di Noè e di tutte le creature viventi nell'arca. Poi Dio sollevò un vento sulla terra, il quale cominciò a far scemare il livello dell'acqua. Le acque continuavano a ritirarsi sulla terra. Quando l'arca si fermò sul monte Ararat e le piante cominciarono a spuntare di nuovo, Dio parlò a Noè dicendo: esci dall'arca e con te tutte le creature viventi. Tutti uscirono. Noè eresse un altare e offrì un sacrificio al Signore. Dio benedisse Noè e i suoi figli dicendo loro: siate fruttuosi, abbiate molti figli e riempite la terra. Oltre alle piante, ora potrete mangiare anche gli animali. Ma chiunque ucciderà un altro essere umano dovrà pagare con la propria vita, perché l'uomo è creato all'immagine di Dio. Poi Dio disse: ecco, il segno del patto che stabilisco con te e con la tua discendenza dopo di te. Non distruggerò mai più la gente e gli animali con l'acqua. Metterò il mio arco nelle nuvole come segno della mia promessa. Quando avrò raccolto le nuvole sulla terra e vedrete il mio arco e anch'io lo vedrò, mi ricorderò del mio patto. Molte generazioni dopo Noè, quando si parlava ancora un'unica lingua, la popolazione si stabilì in una pianura del Medio Oriente. Poi si dissero: costruiamoci una città e una torre che arrivi fino al cielo. Acquistiamoci fama, così non saremo dispersi sulla faccia della terra. Questo era un diretto rifiuto di ubbidire all'ordine di Dio di riempire la terra. Inoltre, la torre che volevano costruire era destinata all'adorazione del sole, della luna e delle stelle. L'umanità aveva scelto di adorare la creazione invece del creatore. Il Signore guardò la città e la torre e disse: ecco, essi sono un popolo solo e siccome parlano una stessa lingua, nulla impedirà loro di portare a termine qualsiasi cosa malvagia decideranno di fare. Scendiamo e confondiamo il loro linguaggio, così che non potranno più comunicare tra loro. E il Signore confuse il loro linguaggio, ed essi cessarono di costruire la città.
A quella città fu dato il nome di Babele, che significa confusione. Là il Signore moltiplicò le lingue sulla terra, disperdendo la popolazione. 400 anni dopo il diluvio, Dio apparve ad un uomo di nome Abramo, che viveva nel Medio Oriente, nella città di Ur. Dio gli disse: «Lascia il tuo paese e i tuoi parenti, e va verso la terra che ti indicherò. Là farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome. Benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. Attraverso di te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Così Abramo partì, seguendo l'ordine del Signore, ed entrò nella terra di Canaan. Il Signore gli apparve di nuovo e disse: «Darò questa terra ai tuoi discendenti. Guarda verso il cielo, e se ne sei capace, conta le stelle. È impossibile. Così sarà impossibile contare i tuoi discendenti». E questo benché Abramo e sua moglie Sarai non avessero figli. Abramo credette in Dio e Dio gli contò la sua fede come giustizia. Poi Abramo disse: «Signore Dio, come faccio a sapere che erediterò questa terra?» Dio gli rispose: «Accadrà così. I tuoi discendenti saranno stranieri in una terra che non è la loro, e saranno maltrattati per 400 anni. Una nazione li terrà schiavi, ma io giudicherò quella nazione. E dopo la tua progenie uscirà con una grande ricchezza, e alla quarta generazione ritorneranno in questa terra». Sarai, la moglie di Abramo, non aveva ancora figli e stava invecchiando. Così disse ad Abramo: «Ti supplico, abbi un figlio dalla mia serva egiziana, Agar, e io considererò suo figlio come fosse mio». Abramo acconsentì al piano di Sarai. Benché amasse il Signore, Abramo non credette che Dio gli avrebbe dato un figlio da sua moglie. Così Agar partorì un figlio ad Abramo, Ismaele. 13 anni più tardi, quando Abramo aveva 99 anni, il Signore gli apparve di nuovo e disse: «Io sono l'Iddio Onnipotente. Cammina alla mia presenza, ti do un nome nuovo, Abrahamo, che vuol dire padre di una moltitudine, e Sarai diventerà Sara, ossia principessa. Benedirò Sara e ti darò un figlio da lei, e lei diventerà la madre di molte nazioni». Abramo supplicò Dio: «Oh, possa Ismaele vivere davanti a te!» Dio rispose: «Per Ismaele ti ho ascoltato. Ecco, benedirò anche lui e moltiplicherò la sua discendenza. Farò di lui una grande nazione». Dio mantenne la sua promessa ad Abramo: le nazioni arabe discendono da Ismaele. Poi Dio disse: «Ma con il figlio di Sara e con i suoi discendenti stabilirò il mio patto per sempre». Dopo di ciò, Sara diede alla luce il figlio di Abramo, Isacco. Quando Isacco fu cresciuto, il Signore chiese ad Abramo di dimostrare la sua fede. Gli disse: «Abramo!» Ed egli rispose: «Eccomi, Signore». Dio disse: «Prendi tuo figlio, Isacco, colui che ami, e va nel paese di Moria, e offrilo in olocausto sul monte che io ti dirò». Abramo si alzò presto e prese Isacco, suo figlio, come Dio gli aveva detto. Poi, il terzo giorno, Abramo guardò, ed ecco in lontananza il posto stabilito da Dio. Abramo prese la legna per l'olocausto e la fece portare ad Isacco. Prese anche una torcia e un coltello. Insieme si incamminarono sulla collina. Isacco chiese ad Abramo: «Padre, abbiamo il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo disse: «Figlio mio, il Signore provvederà un agnello per l'olocausto». Continuarono a camminare finché giunsero al luogo che Dio aveva detto ad Abramo. Lì Abramo costruì un altare e vi sistemò sopra la legna.
Poi legò Isacco e lo mise sulla legna sopra l'altare. Abramo prese il coltello e stese la mano per uccidere suo figlio. Proprio in quel momento l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo dicendo: «Abramo, Abramo!» Egli rispose: «Sono qui, Signore!» E il Signore disse: «Non alzare la mano su Isacco, perché ora so che mi temi, perché non mi hai rifiutato il tuo unico figlio». Abramo alzò il capo e vide dietro di lui un montone impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo prese il montone e lo offrì in olocausto al posto di suo figlio. La Bibbia dice che Abramo sapeva che Dio avrebbe mantenuto la sua promessa, anche se avesse dovuto risuscitare Isacco. Per la sua fede, Dio disse ad Abramo: «Ti benedirò, moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Attraverso la tua progenie, tutte le nazioni della terra saranno benedette, perché hai obbedito alla mia voce». Abramo gioì perché comprese che il Salvatore, promesso tanto tempo prima nell'Eden, sarebbe venuto dalla sua discendenza. La prova a cui Dio sottopose Abramo illustra come un giorno Dio, il Padre Celeste, avrebbe offerto il suo unico amato figliuolo come sacrificio per il mondo intero. Dopo un po' di tempo Isacco si sposò e divenne padre di due gemelli, Giacobbe ed Esaù. Più tardi Dio diede a Giacobbe il nome di Israele e lo scelse per portare avanti la promessa. Giacobbe ebbe 12 figli. Uno di loro, Giuseppe, fu venduto schiavo dai suoi stessi fratelli. Ma attraverso la cura divina del Signore, egli divenne governatore al fianco del re d'Egitto, il grande Faraone. Giuseppe era un uomo pio e perdonò i suoi fratelli ed invitò tutti i suoi parenti a trasferirsi in Egitto, salvandoli da una terribile carestia. Così i 70 discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, conosciuti come i figli di Israele, andarono a vivere presso quella nazione che un giorno li avrebbe resi schiavi, proprio come Dio aveva predetto ad Abramo. I figli di Israele furono prolifici e la terra di Egitto ne fu ripiena. Ma un nuovo faraone, che non ricordava Giuseppe, cominciò a preoccuparsi. Disse agli egiziani: «Ecco i figli di Israele, questi ebrei, sono più numerosi di noi. Dobbiamo essere prudenti. Se li lasciamo moltiplicare e scoppiasse una guerra, potrebbero unirsi ai nostri nemici e combattere contro di noi». Così gli egiziani ridussero gli ebrei in schiavitù. Crudeli sorveglianti resero amara la vita ai figli di Israele, con un lavoro incredibilmente duro. Ma più venivano maltrattati, più crescevano in numero. Il faraone convocò le levatrici ebree e disse loro: «Quando aiuterete una donna ebrea al momento del parto, lasciate vivere le femmine, ma uccidete tutti i maschi». Una madre ebrea nascose il suo neonato per 3 mesi, ma quando non poté più farlo, prese il suo bambino e lo mise in un cesto cosparso di pece che sistemò nel canneto vicino alla sponda del fiume. La figlia del faraone scese a bagnarsi nel fiume, vide il cesto tra le canne. Lo fece prendere e quando vide il piccolo piangente ne ebbe compassione e disse: «Questo è uno dei figli degli ebrei». Prese il bambino e lo allevò come figlio suo. Lo chiamò Mosè, che vuol dire «salvato dalle acque». Così Mosè fu destinato ad ereditare il regno egiziano con tutti i suoi tesori. Mosè crebbe e andò tra il suo popolo, gli ebrei, ancora schiavi. Osservò la loro sofferenza, vide un egiziano battere un ebreo schiavo. Pensando di non essere visto, uccise l'egiziano e ne nascose il corpo nella sabbia. Ma il faraone lo seppe e cercò Mosè per ucciderlo. Mosè fuggì e visse nella terra di Madian. Dopo 40 anni quel faraone morì. I figli di Israele gemevano sotto la schiavitù e i loro gemiti arrivarono a Dio. Così Dio si accinse ad onorare il suo patto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Mosè era diventato un pastore. Mentre pascolava la sua gregge nel deserto, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in un cespuglio. Il cespuglio bruciava ma non si consumava. Mosè disse: «Devo andare a vedere quel fenomeno e scoprire perché il cespuglio non si consuma». Mentre si avvicinava, Dio lo chiamò dal cespuglio dicendo: «Mosè, Mosè!» Mosè rispose:
Eccomi. Dio disse: non ti avvicinare, togliti i sandali, perché stai su un suolo sacro. Io sono il Dio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. E Dio disse: ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho sentito il loro grido, conosco il loro dolore. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per portarlo in una buona terra dove scorre il latte e il miele. Mosè, ti manderò dal faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, fuori dalla terra d'Egitto. E Mosè disse a Dio: chi sono io da andare dal faraone e da far uscire il tuo popolo dall'Egitto? Quando dirò ai figli di Israele: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato, e mi diranno: qual è il suo nome? Cosa risponderò loro? Poi Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Dirai così ai figli di Israele: io sono, mi ha mandato a voi. Mosè disse al Signore: oh mio Signore, io non sono eloquente, non so parlare, le mie parole si ingarbugliano. Ma il Signore rispose: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Non sono stato forse io, il Signore? Adesso va, tuo fratello Aronne è un oratore, parlerai attraverso di lui. Io sarò con la tua bocca e con la sua, e ti dirò quello che dovrai dire e fare. Quando tornerai in Egitto farai miracoli davanti al faraone, ma io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà andare il mio popolo. Dirai al faraone: il Signore ha detto, Israele è il mio figliolo, il mio primogenito. Lascia andare mio figlio perché mi serva. Se ti rifiuti di lasciarlo andare, ucciderò il tuo figliolo, il tuo primogenito. Mosè e Aronne andarono dal faraone e riferirono il messaggio. Il Signore Dio di Israele dice: lascia andare il mio popolo. Ma il faraone ribadì: chi è il Signore che io debba obbedire alla sua voce e lasciare andare Israele? Non conosco il Signore e non lascerò andare Israele. Mosè tornò dal Signore e chiese: Signore, perché mi hai mandato? Sono andato dal faraone a parlargli in nome tuo, ma tu non hai liberato il tuo popolo. Dio rispose: io sono il Signore. Sono apparso ad Abramo, Isacco e Giacobbe come il Dio onnipotente. Dio spiegò a Mosè che in Egitto egli si sarebbe rivelato come Geova, il Salvatore, e avrebbe provato agli egiziani che tutte le persone dovevano adorare lui come l'unico vero Dio e non la sua creazione. Dio disse ancora a Mosè: va davanti al faraone, prendi il tuo bastone e alza la mano sulle acque d'Egitto. Mosè fece come Dio aveva comandato e percosse il fiume. E l'acqua del fiume si trasformò in sangue. I pesci morirono, il fiume si inquinò e gli egiziani non poterono più bere l'acqua in tutto il paese. Il Signore parlò di nuovo a Mosè: va dal faraone e digli: il Signore dice, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se ti rifiuti di lasciarlo andare, io colpirò tutto il tuo paese con le rane. Ma il faraone si rifiutò. Così le rane vennero e coprirono la terra d'Egitto. Andarono nelle case della gente, nei loro letti, nei loro forni e nelle loro maglie. Poi il faraone chiamò Mosè ed Aronne e disse: andate, supplicate il Signore di far sparire le rane e io lascerò andare il popolo. Ma finita l'invasione delle rane, il faraone indurì il suo cuore, proprio come il Signore aveva detto. Così nuove piaghe si abbatterono sulla terra d'Egitto. Ogni volta il faraone supplicava che la piaga cessasse, ma quando tutto ritornava alla normalità, egli si rifiutava di mantenere la promessa di liberare il popolo di Israele. Dio allora trasformò la polvere in parassiti, che assalirono uomini e animali. I maghi d'Egitto dissero al faraone: questo è opera di Dio. Poi egli mandò sciami di mosche che assalirono il faraone e i suoi servi, ed ancora una piaga che portò la morte in tutto il bestiame, tranne che in quello dei figli di Israele.
Mosè tornò davanti al faraone e gettò della cenere verso il cielo, che causò delle ulcere agli egiziani e al loro bestiame. Dio avvisò tutti che sarebbe arrivata una tempesta di grandine sull'Egitto. Tutti quelli che credettero alla parola del Signore misero al riparo il bestiame e i servitori, ma quanti non vi credettero lasciarono i loro servi e il loro bestiame nei campi. La grandine mista a fuoco venne giù, rovinando ogni pianta, spezzando ogni albero e uccidendo i servi e gli animali che non erano stati messi al riparo. Ma nella terra di Goshen, dove vivevano i figli di Israele, la grandine non cadde. Poi il Signore mandò delle locuste su tutto il paese d'Egitto. Esse coprirono ogni cosa fino ad oscurare la terra e mangiarono ogni pianta che la grandine non aveva distrutto. Non rimase traccia di vegetazione in tutta la terra d'Egitto. Dio allora fece scendere delle tenebre fittissime che coprirono il paese per 3 giorni. La gente non poteva vedere e non usciva dalle proprie case, ma nelle case dei figli di Israele c'era luce. Ma ancora una volta il faraone non lasciò andare il popolo e minacciò Mosè dicendogli: «Esci dalla mia presenza! Il giorno che rivedrai la mia faccia, morrai!» Mosè rispose: «Hai parlato correttamente. Non vedrò mai più la tua faccia». Poi il Signore disse a Mosè: «Farò venire un'ultima piaga sul faraone e sul paese. Dopo egli stesso scaccerà il mio popolo dall'Egitto. Questa piaga recherà morte ai primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone assiso sul suo trono al primogenito della serva dietro la macina. Un grido attraverserà l'Egitto, così forte non lo si udì prima e non lo si udrà mai più». Mosè, chiedi alla congregazione di Israele di fare quanto io sto per dirti. Scegliete un agnello, uno per famiglia. L'agnello sarà maschio di 1 anno, senza difetto. Dopo 4 giorni l'assemblea di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Prenderete un ramoscello di issopo e lo intingerete nel sangue dell'agnello e ne aspergerete l'architrave e gli stipiti della porta. Nessuno uscirà dalla porta di casa fino al mattino. Mangerete l'agnello quella notte, arrostito al fuoco, ma non ne romperete neanche un osso. Lo mangerete con pane azzimo, perché è la Pasqua del Signore. Io passerò sulla terra d'Egitto e ucciderò i primogeniti del paese, sia degli uomini sia delle bestie. Farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sarà un segnale di salvezza per coloro che sono in casa, perché quando vedrò il sangue non permetterò al distruttore di entrare in quella casa e colpire. Egli passerà oltre. Ogni anno celebrerete in ricordo di questo evento il pasto dei pani azzimi e lo chiamerete la Pasqua del Signore. I figli di Israele fecero come il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè e da Aaron. A mezzanotte il Signore uccise tutti i primogeniti della terra d'Egitto, dal figlio del faraone sul suo trono al figlio del prigioniero nelle segrete, perfino i primogeniti del bestiame. Il faraone, i suoi servitori e tutti gli egiziani si svegliarono nella notte e ci fu un gran lamento in Egitto, perché non c'era casa senza un morto. Ma quelli che abitavano le case e i cui stipiti erano ricoperti di sangue si salvarono. Di notte il faraone chiamò Mosè e Aaron e disse: «Svegliate tutti quanti! Voi e i figli di Israele dovete andarvene! Andate a servire il vostro Dio come nel vostro cuore!» Gli egiziani misero fretta agli ebrei. Ora li volevano fuori dal paese il più presto possibile. Gridavano impauriti: «Se non ve ne andate, morremo tutti!» Per spingerli a partire, regalarono loro oro e gioielli. Così i figli di Israele, ormai milioni di persone, uscirono dall'Egitto, portando con loro greggi e armenti.
accadeva proprio quello che Dio aveva detto ad Abramo. La sua progenie, dopo aver patito la schiavitù per 4 generazioni, finalmente era libera. Così questo grande popolo, che Dio chiamò il suo primogenito, lasciò la terra d'Egitto e si accampò al limitare del deserto. Ed il Signore parlò a Mosè dicendo: il Faraone penserà che i figli di Israele sono imprigionati nel deserto. Io indurirò il cuore del Faraone ed egli li inseguirà, ma io sarò onorato e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Poi, proprio come Dio aveva detto, il Faraone e i suoi servi si rivoltarono contro gli ebrei e dissero: perché li abbiamo lasciati andare? Il Faraone dunque prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto, i suoi cavalieri e il suo esercito, ed inseguì gli ebrei raggiungendoli presso il Mar Rosso. Quando gli ebrei videro avanzare gli egiziani furono terrorizzati e gridarono al Signore, ma Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state saldi e guardate la salvezza che il Signore vi mostrerà oggi. Infatti gli egiziani che avete visto oggi non saranno visti mai più. Il Signore combatterà per voi. Poi Dio disse a Mosè: alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. Così i figli di Israele cammineranno sull'asciutto in mezzo al mare. Mosè stese la mano sul mare ed il Signore sollevò un forte vento orientale che spinse indietro il mare e divise le acque. Israele camminò in mezzo al mare come sull'asciutto, fra 2 pareti d'acqua. Tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri si lanciarono all'inseguimento degli ebrei, camminando sull'asciutto. Ma Dio confuse l'esercito egiziano e staccò le ruote dei carri e i cavalli non poterono più trainarli. Gli egiziani spaventati gridavano: fuggiamo da Israele perché il Signore combatte per loro. Poi Dio disse a Mosè: solleva la tua mano sul mare. Quando Mosè sollevò la mano sul mare, il mare tornò al suo posto. Gli egiziani cercarono di salvarsi dalle acque, ma il Signore li sconfisse in mezzo al mare. L'acqua coprì l'esercito del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalli. Furono tutti distrutti. Ma i figli di Israele passarono attraverso il mare come sull'asciutto. Quando il popolo di Israele vide il grande miracolo che il Signore aveva fatto contro gli egiziani, rimase sbigottito. Rispettò Dio e credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Subito dopo la liberazione dell'Egitto, gli israeliti cominciarono a lamentarsi con Mosè dicendo: ci hai portato nel deserto a morire, non abbiamo né cibo né acqua. Il Signore rispose ai loro dubbi con grande misericordia. Disse: guardate, farò scendere del pane dal cielo per voi. Uscirete ogni mattina e lo raccoglierete. Così fece, ed essi chiamarono quel cibo manna. Arrivarono presto al monte Sinai nel deserto e si accamparono. All'improvviso la montagna fu scossa da tuoni e fulmini e da una fitta nube uscì il suono di una tromba così poderoso da far tremare la gente. Poi il Signore, ammantato di fuoco, scese sulla montagna e questa tremò. Dio ordinò a Mosè di salire in cima al monte e gli rivolse queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, colui che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Mentre il Signore parlava, Mosè scrisse questi 10 comandamenti su tavole di pietra. Non avrai altri dei nel mio cospetto. Non ti farai degli idoli e non ti inchinerai davanti a loro e non li servirai. Non userai il nome del Signore, il tuo Dio, in modo irrispettoso. Ricordati del sabato per rispettarlo. Onora tuo padre e tua madre. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non dire falsa testimonianza. Non concupire la casa del tuo prossimo, sua moglie o qualsiasi cosa gli appartenga. Il Signore diede per mezzo di questa legge il suo perfetto livello di santità. Poi mostrò a Mosè quello che la gente doveva fare nel caso avesse infranto questa legge. Il Signore disse: dovrai costruire un altare di terra e dedicarlo a me. Immolerai dei sacrifici su di esso e io ti benedirò.
Il sangue farà da copertura al tuo peccato e io ti perdonerò. Finalmente, dopo 40 anni nel deserto, gli israeliti, conosciuti anche come giudei, entrarono nella terra promessa di Canaan. Purtroppo gli abitanti di Canaan rifiutarono Geova come Dio e combatterono contro i figli di Israele. Ma Dio protesse i giudei mentre prendevano possesso della terra promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Il Signore ordinò dei sacerdoti per offrire i sacrifici di animali e per guidare la lode. Una volta l'anno il sommo sacerdote andava dietro il sacro velo che separava il popolo dalla presenza santa del Signore. Egli rappresentava l'intera nazione davanti a Dio. Molti anni più tardi gli israeliti incoronarono un re di nome Davide. Dio scelse Davide e lo chiamò uomo secondo il mio cuore. Dio parlò per mezzo di Davide e di altri uomini pii chiamati profeti. Quando gli israeliti peccavano, il Signore parlava contro Israele attraverso i profeti, i quali avvertivano il popolo che se avesse continuato nel suo peccato sarebbe stato invaso da nazioni straniere. Nonostante gli avvertimenti, Israele fu disubbidiente e si ribellò al Signore, respingendo la sua legge e uccidendo i profeti che lo accusavano. Alla fine, dopo 800 anni di ribellione, il popolo di Israele fu deportato e fu fatto prigioniero nelle nazioni di Assiria e Babilonia. Anche durante l'esilio Dio continuò a parlare ai giudei attraverso i profeti. Alcuni dei suoi messaggi erano appelli al pentimento, mentre altri erano profezie riguardanti il Salvatore che sarebbe venuto a salvare un'umanità schiava del peccato. Il profeta Michea predisse l'esatta città dove il Salvatore sarebbe nato e descrisse la sua natura eterna dicendo: «Da Betlemme verrà colui che regnerà su Israele, la cui esistenza è dai tempi antichi, dall'eternità». Dio rivelò che il Salvatore sarebbe stato un discendente del re Davide. Per mezzo del profeta Malachia, il Signore delinea la figura di un messaggero speciale che avrebbe annunziato l'avvento del Salvatore e ne avrebbe preparato la via. Zaccaria profetizzò: «O figlia di Gerusalemme, ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un puledro d'asino». Il re Davide predisse che il Salvatore sarebbe stato a conoscenza che uno dei suoi stretti seguaci con cui divideva il pane lo avrebbe tradito. E Zaccaria specificò che il prezzo del tradimento sarebbe stato di 30 pezzi di argento. Per mezzo del profeta Isaia, Dio predisse che il Salvatore sarebbe stato torturato, flagellato e che gli avrebbero sputato in volto. Davide ne descrisse così l'esecuzione: «Hanno forato le mani e i piedi del Salvatore, ma non ne hanno rotto neanche un osso». E le parole che egli avrebbe detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Disse che gli spettatori avrebbero riso e ridicolizzato il Salvatore dicendo: «Credeva che il Signore l'avrebbe liberato». Davide scrisse ancora che le ossa del Salvatore sarebbero state slogate e che chiedendo da bere gli sarebbe stato dato dell'aceto, che i suoi aguzzini avrebbero diviso i suoi vestiti e tirato a sorte la sua tunica. Isaia disse che gli spettatori sarebbero rimasti attoniti nel vedere la faccia del Salvatore sfigurata dalla tortura. Le profezie nel libro di Dio descrivono perfino come un giorno i discendenti di Davide, gli abitanti di Gerusalemme, avrebbero guardato a colui che avevano trafitto. Tutto questo fu riportato nelle scritture centinaia di anni prima che il Salvatore nascesse. Dopo 70 anni di cattività, il Signore permise al suo popolo di tornare nel paese di Israele. Solo un gruppetto decise di tornare, ma essi, come il resto dei giudei, vivevano ancora sotto il dominio di altre nazioni. 500 anni più tardi, quando Roma regnava su Israele, due giovani ebrei di nome Giuseppe e Maria, entrambi discendenti della linea reale di Davide, decidevano di sposarsi. Prima che venissero a stare insieme, Maria rimase incinta per mezzo dello Spirito Santo di Dio. L'angelo del Signore apparve a Giuseppe in sogno, dicendogli: «Giuseppe, non avere timore di prendere Maria come tua moglie. Il bambino in lei è stato concepito dallo Spirito Santo, è il figlio di Dio. Quando partorirà questo figlio, lo chiamerai Gesù, che vuol dire Salvatore, perché sarà lui che salverà il suo popolo dai peccati». Questo avvenne come il profeta Isaia aveva detto: «Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine partorirà un figliolo e sarà chiamato Emanuele, che vuol dire Iddio con noi».
Giuseppe e Maria dovevano andare a Betlemme per un censimento e per pagare le tasse. Mentre erano lì, Maria diede alla luce il suo primogenito, che chiamò Gesù. Così, come profetizzato, Gesù nacque a Betlemme da un discendente del re Davide. Nella stessa contrada c'erano dei pastori che facevano la guardia al loro gregge nella notte. E l'angelo del Signore venne a loro, e la gloria del Signore sfolgorò attorno a loro, ed essi furono molto spaventati. Poi l'angelo disse: «Non abbiate paura, perché porto notizia di grande gioia per tutti. Oggi è nato il Salvatore, che è Cristo il Signore». Il bambino cresceva e diventava forte nello spirito. La grazia del Signore era su lui. Gesù maturava, crescendo in sapienza e in favore davanti a Dio e agli uomini. Quando Gesù ebbe 30 anni, un uomo di nome Giovanni Battista predicava e battezzava nel deserto. Diceva: «Pentitevi! Preparatevi per il Signore!» Giovanni era quel messaggero di cui avevano parlato i profeti, colui che avrebbe annunciato la venuta del Salvatore. Gesù andò al fiume Giordano per essere battezzato da Giovanni. Quando egli lo vide venire, disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo!» Quando Gesù fu battezzato, uscì dall'acqua e i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere su lui come una colomba e una luce. E una voce dal cielo disse: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto». Poi, dopo che Gesù ebbe passato 40 giorni nel deserto, Satana, che aveva con successo tentato Eva nel giardino, cercò di tentare anche Gesù, ma egli non peccò. Alla fine Satana portò Gesù su di un alto monte e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Satana disse: «Tutte queste cose te le do se ti inginocchierai e mi adorerai». Gesù rispose: «Vattene da me, Satana, perché Dio ha scritto che tu adorerai il Signore Dio tuo e solo Lui servirai». Mentre Gesù, il Figlio di Dio, visse sulla terra come uomo, fu tentato come lo siamo anche noi, ma non peccò mai. Così, dove Adamo aveva fallito, Gesù vinse. Questo mostrò che Gesù veramente poteva essere il Salvatore dell'umanità, l'agnello mandato da Dio. Gesù affermò in molti modi di essere il Salvatore promesso, facendo tra l'altro innumerevoli miracoli. Cambiò l'acqua in vino ad un banchetto di nozze. Guarì un uomo paralitico da 38 anni. Un uomo coperto dalla lebbra, un intoccabile, vide Gesù e cadde con la faccia a terra dicendo: «Signore, se lo vuoi, tu puoi purificarmi». Gesù allungò la mano, lo toccò e disse: «Sii puro». Immediatamente la lebbra sparì. Gesù ridiede la vista ad un uomo cieco dalla nascita. Una donna che da 12 anni aveva una malattia che i medici non riuscivano a guarire, toccò il mantello di Gesù. Egli si rigirò dicendo: «Figliuola, sta allegra, la tua fede ti ha salvata, va in pace». Coloro che soffrivano delle malattie più diverse andavano da lui e venivano guariti. Gesù raccolse 12 uomini e chiese loro di seguirlo. Diede loro potere e autorità sopra i demoni e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. La sua fama si sparse ovunque. Molta gente lo seguiva per ascoltare i suoi insegnamenti ed essere guarita dalle malattie. Quando una folla di 5.000 persone ebbe fame, Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci di un ragazzo, li benedisse e li moltiplicò, sfamando tutti. Alla fine avanzarono ben 12 ceste di pane. Nonostante ciò, la gente continuò a chiedere altre prove della sua divinità, dicendo: «I nostri padri mangiarono la manna nel deserto. Nelle scritture è detto: egli diede loro del pane dal cielo». Gesù replicò: «Il pane di Dio è colui che viene dal cielo e dà vita al mondo». La gente disse: «Signore, dacci sempre di questo pane». Gesù rispose: «Io sono il pane della vita. Colui che viene a me non avrà mai fame.
colui che viene a me non avrà mai sete. Gesù profetizzò che avrebbe sofferto molte cose e che sarebbe stato rifiutato dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, che sarebbe stato ucciso e poi sarebbe risorto dalla morte il terzo giorno. La maggior parte dei capi politici e religiosi rifiutò l'insegnamento di Gesù. Tuttavia uno, un fariseo di nome Nicodemo, andò da Gesù di notte in cerca della verità. Gesù gli disse: «Se un uomo non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo chiese: «Come può un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? Può entrare nel grembo di sua madre e nascere una seconda volta?» Gesù spiegò: «Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non dovresti essere sorpreso che ho detto: devi nascere di nuovo». Nicodemo gli rispose: «Come possono accadere queste cose?» Gesù lo rimproverò perché egli insegnava la religione e non capiva le verità spirituali, e gli parlò della nuova nascita. «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Perché Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. La vera condanna è questa: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Colui che crede nel figliuolo ha vita eterna. Colui che rifiuta di credere nel figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su lui». Alla fine Nicodemo comprese e credette. Ad una straniera Gesù disse: «Chiunque verrà dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Quell'acqua diventerà in lui una sorgente d'acqua viva che porta a vita eterna». La donna disse: «So che il Messia verrà, colui che sarà chiamato il Cristo. Quando verrà ci dirà tutto». Gesù le disse: «Io che ti parlo sono il Messia». Ed egli ancora insegnava dicendo: «Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso e mi segua. Perché che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde poi l'anima sua? Fate attenzione, guardatevi dall'ingordigia. La vita di una persona non consiste nell'abbondanza dei suoi possedimenti. Perché dov'è il suo tesoro, lì sarà anche il suo cuore». I capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono preoccupati. Si chiedevano: «Cosa dobbiamo fare? Quest'uomo compie troppi miracoli. C'è pericolo che tutti lo seguano e che i romani ci tolgano il controllo sulla popolazione». Nel frattempo Gesù insegnava con grande autorità. Entrò nel tempio e cacciò i commercianti che nel tempio compravano e vendevano. Disse loro: «È scritto: la mia casa è una casa di preghiera, e voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». Insegnava così: «Questa è la volontà di colui che mi ha mandato. Chiunque contempla il figliolo ha la vita eterna. Io risusciterò dalla morte coloro che credono». Gesù sapeva dal principio chi erano coloro che non avrebbero creduto e chi lo avrebbe tradito. Ci fu una spaccatura fra la gente a causa sua. Molti fra i capi credettero in lui, ma per paura dei farisei non palesavano la loro fede, temendo di essere espulsi dai luoghi religiosi. Amavano la lode degli uomini più che la lode di Dio. Gran parte dei capi religiosi cercava il modo di distruggere Gesù, ma non poteva, perché egli era sempre circondato da gente ansiosa di ascoltarlo. Gesù continuava ad insegnare nel tempio, dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chiunque mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». E a coloro che credevano in lui disse: «Se vivrete secondo i miei insegnamenti, sarete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Se il Figlio vi renderà liberi, sarete liberi davvero. Io sono la porta. Se uno va al Padre per mezzo di me, sarà salvato. Io sono il buon pastore. Il buon pastore
dà la sua vita per le pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non moriranno mai, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Dopo 3 anni di insegnamento, Gesù chiese ai suoi discepoli di portargli un certo asinello che non era mai stato cavalcato, e in groppa all'asino si avviò verso Gerusalemme. Al suo passare, una immensa folla mandava gridi di gioia al Signore per le grandi cose che aveva visto. Osanna, benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Avvicinandosi alla città, Gesù la guardò e pianse su di lei, perché le persone non lo riconoscevano ancora come il Salvatore promesso. Poi Satana entrò in Giuda Iscariota, uno dei 12 discepoli, e Giuda cospirò con i capi sacerdoti e i capitani sul modo di tradire Gesù. Insieme si accordarono nel dargli 30 pezzi d'argento per sapere il tempo e il luogo dove avrebbero potuto catturare Gesù senza la presenza della folla. Gesù sapeva che l'ora della sua morte era giunta. Così radunò i suoi discepoli per consumare il pasto pasquale. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo ruppe, lo diede loro dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro ed essi ne bevvero. Disse loro: questo è il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ma io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Gesù disse ancora: non siate sgomenti, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, io vado a prepararvi un posto. Se vado a prepararvi un posto, tornerò a prendervi in modo che sarete sempre con me. Voi sapete dove vado e conoscete la strada per arrivarci. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscerne la via? Gesù rispose: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quella sera Gesù avvisò i suoi discepoli che sarebbero arrivati tempi difficili. Disse: se il mondo vi odia, ricordatevi che prima ha odiato me. Colui che mi odia, odia anche mio Padre. Dopo cena, Gesù andò nel giardino del Getsemani per pregare. I suoi discepoli lo seguirono in quel posto appartato. Dopo che egli ebbe pregato, lo raggiunsero i capi sacerdoti, i capitani del Tempio e gli anziani. Giuda, che aveva appena finito di mangiare con Gesù, guidava il gruppo. Si avvicinò a lui e lo salutò con un bacio traditore. All'improvviso Gesù si fece riconoscere da quella marmaglia dicendo: io sono! Tutti indietreggiarono e caddero al suolo. Poi egli permise che lo legassero e lo portassero a casa del sommo sacerdote. Gli ufficiali del tempio che avevano in custodia Gesù lo beffeggiavano e gli sputavano in faccia. Dopo averlo bendato, colpendolo sul viso, gli chiedevano: profetizza, uomo santo, chi ti ha percosso? La mattina molto presto la folla condusse Gesù da Pilato, governatore romano, e lo accusò dicendo: abbiamo trovato quest'uomo che corrompeva la nazione ebrea. Pilato interrogò Gesù, poi, rivolto ai capi sacerdoti e ai capitani del popolo, disse: non ha commesso niente che sia degno di morte. Darò ordine che sia battuto, poi lo rilascerò. Ma la folla all'unisono cominciò a gridare: liberaci di lui! Crocifiggilo! Crocifiggilo! Pilato, volendo compiacere alla folla, fece frustare brutalmente Gesù e poi lo consegnò perché fosse crocifisso. I soldati romani intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo. Gli misero addosso un mantello di porpora e gli dicevano: ave, re dei giudei! E lo prendevano a pugni. Poi lo portarono via. Gli misero addosso una croce di legno perché la portasse fino al luogo chiamato Golgota o Teschio.
Quella era la stessa zona dove tanti secoli prima Dio aveva chiesto ad Abramo di sacrificare il suo unico e amato figlio Isacco. Gli inchiodarono sulla croce Gesù, l'unico e amato figlio di Dio. Mentre lo crocifiggevano, Gesù diceva: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Gesù fu appeso alla croce fra due criminali anch'essi condannati a morte. I soldati presero i suoi vestiti e tirarono a sorte il suo mantello, adempiendo così la profezia di Davide. Per tre lunghe ore fu sotto gli sguardi della gente. I potenti del tempo si facevano beffe di lui, dicendo: Hai salvato gli altri, salva te stesso, se sei il Cristo, l'unto di Dio. Allora le tenebre scesero e coprirono la terra per più di tre ore, mentre si avveravano le parole del profeta. Il Signore ha caricato su di lui i peccati di noi tutti. Poi Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sapendo che tutto era compiuto, egli disse, come avevano annunciato le scritture: Ho sete. I soldati lo schernirono, offrendogli da bere dell'aceto e dicendogli: Se sei il re dei giudei, salva te stesso. Gesù assaggiò l'aceto, poi disse: È compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Così chinò il capo e lasciò andare il suo spirito. Mentre moriva, il sole si oscurò e la terra fu scossa e la spessa cortina del tempio si squarciò da cima a fondo. Allora il capitano dei Romani esclamò: Veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Dopo ciò i soldati vennero e ruppero le gambe dei due ladri appesi sulle due croci ai lati di Gesù. E constatando che egli era già morto, non gli spezzarono le gambe. Invece, uno di loro gli farò il fianco con una lancia, facendo uscire sangue ed acqua. Tutto questo avvenne in adempimento delle scritture che dicevano: Nessun osso suo sarà rotto, e guarderanno a colui che hanno trafitto. In seguito, due credenti, Giuseppe e Nicodemo, presero il corpo di Gesù, lo avvolsero in panni di lino imbevuti di aromi e lo posero in una tomba. Dietro richiesta dei capi giudei, la tomba fu sigillata e sorvegliata da soldati romani. Erano passati tre giorni, ed ecco che ci fu un gran terremoto, e un angelo del Signore rotolò la pietra che chiudeva la tomba. Spaventati, i soldati romani scapparono tremanti. Quando le donne arrivarono alla tomba e videro la pietra rimossa, furono confuse. All'improvviso apparvero loro due uomini con vesti sfolgoranti che dissero: Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qua. Egli è risorto. Ricordate come egli vi diceva che doveva essere dato nelle mani dei peccatori ed essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno? Allora si ricordarono delle sue parole. La sera di quello stesso giorno Gesù si presentò ai discepoli e disse: Pace a voi! Ma essi furono terrorizzati perché pensavano di vedere uno spirito. Egli allora disse: Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi, guardate. Uno spirito non ha carne ed ossa, come vedete che io ho. Tutto è avvenuto come vi avevo detto, perché tutto quello che era scritto di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, doveva essere adempiuto. Aprì la loro mente perché comprendessero e disse: È scritto che il Cristo avrebbe sofferto queste cose e sarebbe risuscitato dai morti il terzo giorno. E che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento e il perdono dei peccati fra tutte le nazioni. E voi avete visto queste cose. Gesù apparve ancora a molte altre persone, dando così una prova inconfutabile della sua risurrezione.
Poi ordinò ai suoi discepoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Passati 40 giorni, egli disse loro: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e parlerete agli altri di me a Gerusalemme, in tutta la Giudea e in Samaria e fino alle estremità della terra. Mentre guardavano, Gesù fu portato via dalla loro presenza e una nuvola lo coperse ai loro occhi. Due uomini in vesti bianche dissero: perché state qui a guardare il cielo? Questo stesso Gesù che è asceso in cielo tornerà nella stessa maniera come l'avete visto andare via. Così i seguaci di Gesù andarono per il paese, predicando e battezzando, dicendo a tutti che Cristo è il Salvatore risorto dai morti. Spiegarono attraverso le scritture come per mezzo di Adamo erano entrati nel mondo il peccato e la morte, ma per mezzo di Gesù era giunto il perdono e la risurrezione dai morti. Dissero che un giorno il corpo di tutti quelli che avevano avuto fede in Dio e creduto in Gesù come loro Signore e Salvatore sarebbe risorto dalla morte, e insieme a coloro che erano ancora in vita sarebbero stati rapiti nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Il libro di Dio dice inoltre che i cieli si apriranno e Gesù tornerà in terra come un re conquistatore e un giusto giudice. Sulle sue vesti sarà scritto: re dei re e signore dei signori, e gli eserciti celesti lo seguiranno su cavalli bianchi. Gesù, come aveva detto il profeta Zaccaria, poserà i piedi sul monte degli ulivi che si spaccherà, e Cristo regnerà su tutta la terra. Dopo 1000 anni Satana andrà di nuovo in giro per ingannare le nazioni, ma del fuoco scenderà da Dio e divorerà coloro che seguono Satana. Alla fine Satana, l'ingannatore, sarà gettato nello stagno di fuoco e sarà tormentato giorno e notte per sempre. Poi, davanti a un grande trono bianco, i morti, piccoli e grandi, staranno di fronte a Dio. E chi non è scritto nel libro della vita sarà gettato nello stagno di fuoco. Ma in una nuova terra e in nuovi cieli, Dio sarà con i suoi. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più morte, né cordoglio, né pianto, né ci sarà più dolore, perché le cose di prima sono passate. Non ci sarà più notte, quindi non ci sarà bisogno della luce artificiale, né della luce del sole, perché la gloria di Dio e dell'Agnello li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Lì sarà l'albero della vita e la maledizione sull'umanità verrà tolta. Gesù dice: chi ha sete venga e prenda in dono dell'acqua della vita. Ecco, vengo presto. Beati coloro che ubbidiscono alle mie parole. Colui che ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non sarà condannato, ma è passato dalla morte alla vita. Questa è la storia eterna di Dio per te.
where the gates never close and the trees.